lo si vede adesso nel manifesto, lo si vede bene, il collegamento di possibile, eventuale, di continuità o rotture tra il progetto di unificazione monetaria del Terzo Reich, a seguito delle conquiste militari, e il progetto, no, la messa in pratica della unificazione dell'unione monetaria con quella moneta che chiamiamo euro e che ci delizia così tanto. Ecco, allora io vi racconterò quello che sono riuscito a capire soprattutto del libro del dottor Fonzi, perché è un libro accuratissimo, fin troppo per il mio carattere, da cui non si esce vivi, ecco, perché con una acribia filologica straordinaria si va a vedere tutti i dibattiti relativi ad una possibilità di una unione monetaria, anzi di quello che veniva chiamato, che poi verrà chiamato il nuovo ordine economico europeo, tutti i dibattiti, non la pratica, perché poi ha fatto poco, tranne l'occupazione militare, ma tutti i dibattiti che sono stati svolti, per esempio dentro la banca centrale, la Reich Bank, oppure gli istituti di studio, oppure nei ministeri, ecco, per vedere, per prefigurare cosa sarebbe dovuta essere la Germania, l'Europa, no, l'Europa nazista qualora avessero vinto. A questo punto il collegamento era così, una provocazione che la dottoressa Martino non mi ha consentito, dico, ma vorrei intitolare, dice no, non si può scrivere, ecco, avrei voluto intitolare questo intervento l'euro del Terzo Reich, ecco, per dire che alla fine ho scoperto che, lo dico subito, discontinuità ce ne sono enormi, ma continuità ce ne sono altrettante. Ecco, proprio per questo, quando mi sono messo a leggere questo libro, ho tenuto conto, da storico quale sono, di due affermazioni, due principi che regolano il mio lavoro storiografico. Una relativa alla storia, uno è una affermazione, un detto di Antonio De Viti De Marco: la storia si ripete perché la si dimentica. Ecco, se la ricordassimo forse faremmo degli errori che sono nuovi, siccome le dimentichiamo ripetiamo gli stessi errori. La seconda invece è sempre riferita alla storia, un altro detto molto più noto di Karl Marx: la storia si ripete ancora, sì, si ripete però due volte, la prima volta come tragedia, la seconda come farsa. Applicata all'argomento che sto trattando, la prima cosa, ecco, l'euro del Terzo Reich è stata una tragedia, l'euro del Quarto Reich è una farsa. Ecco, riuscire a capire qual è il livello farsesco dell'euro che abbiamo nelle tasche è un po' difficile, però facendo il confronto con quello del Terzo Reich, di sicuro. Ciò posto, ecco, il confronto è stato questo. A un certo punto la Germania ha un problema di bilancia commerciale, poi vedremo di che tipo, di fuga dei capitali. Ecco, nel 1900 la Germania ha sempre avuto bisogno di materie prime, quindi di commerciare con soprattutto i paesi europei. Poi ha avuto, dal seguito della crisi del 29, nel 31, un ritiro da parte dei capitali americani che avevano sostenuto, che si erano investiti nella Germania di Weimar in maniera massiccia, poi se ne vanno, provocando il fallimento della banca del Credit Anstalt 1931, da cui ufficialmente comincia la grande crisi, che non comincia nel 29 ma nel 1931. Finalmente nel 31 tutti si accorgono che la crisi è grande. Bene, a questo punto loro si pongono il problema, dice, qua ragazzi, abbiamo un problema di commercio estero, di dipendenza del commercio estero, le importazioni maggiori delle esportazioni, abbiamo un problema di capitali che se li chiediamo dagli altri, questi costoro possono poi ritirarcelo, lasciandoci, come è successo appunto nel 31, il risultato sarà una deflazione spaventosa che porterà poi alla vittoria del Partito Nazionalsocialista. Ricordatevi, ecco, perché di solito molti nell'opinione corrente funziona, vale la rovescia: Hitler è andato al potere in una situazione di deflazione, non di inflazione. Dalla inflazione del 1919-23 esce la Repubblica di Weimar socialdemocratica, dalla deflazione, cioè prezzi a calare, esce il regime nazista. Ecco, ciò posto, questi si barcamenano, da quello che ho capito, lì dal 34 al 39,
ci barca meno, c'è tutto un capitolo dedicato a come cercano disperatamente di organizzare i loro rapporti economici, commerciali e valutari. Poi finalmente nel 1940 cominciano, scoppiata la guerra, cominciano a vincere, si trovano, ecco, questi vanno nel pallone perché sono convinti di stravincere. 1940, da quello che ho capito, la dirigenza e le intelligenze economiche, non sto parlando di ideologi, le intelligenze economiche sono convinti che ormai la Germania ce l'ha fatta, si pappa tutta l'Europa, l'Inghilterra rimarrà a parte, e a questo punto si può cominciare fin da adesso. I tedeschi sono sempre attenti a prevedere subito le questioni future, a differenza di prevedere, ecco, questa capacità di previsione, ecco, a differenza dei popoli mediterranei che arrivano sempre ex post. Bene, si tratta subito di vedere, ecco, come organizzeremo l'Europa quando saranno spente le ostilità. Ed ecco che nasce questa idea del grande spazio, com'è che si dice in tedesco? Großraum, ecco, che non è la questione dello spazio vitale, che è molto razzistico e ideologico, è un grande spazio che deve diventare nuovo ordine economico europeo. Pagina 116. Appunto, mi sono divertito a cercare anche alcune citazioni. I grandi successi, questo non so chi sia, vabbè, che una nota della cancelleria del Reich. I grandi successi della Wehrmacht tedesca hanno creato i fondamenti per il nuovo ordine economico europeo sotto dominio tedesco. La Germania potrà seguire in futuro anche la strada della crescita economica e dello sviluppo delle forze produttive su ampia base. Una grossa crescita del tenore di vita ne sarà la conseguenza. Nascerà un nuovo grande spazio economico in cui l'economia si potrà sviluppare sotto la direzione dello Stato e nei suoi tratti principali. Questi 1940 sono convinti che ciò si realizzerà. Che cos'è questo nuovo spazio, questo nuovo ordine economico europeo, questo grande spazio? Ecco, è una unione, un'alleanza economica di un blocco di paesi europei. Cioè, non vogliono entrare, non si tratta di liberalizzare gli scambi del mondo alla tradizione dell'SFR. No, qui si tratta di organizzare l'Europa in un certo modo per garantirsi il successo. La cosa più divertente, ecco, sì, il successo, come ha scritto nell'introduzione Enzo Collotti, l'Europa veniva ristrutturata senza riguardi, senza rigidi quei criteri gerarchici, come una piramide che aveva al culmine la potenza dominante della Germania, unificata nello sfruttamento comune a favore del Terzo Reich come centro dell'impero del nuovo ordine. Questo è il progetto che loro hanno subito in testa. Beh, bisogna discuterne, vederlo, benissimo. La prima cosa che fanno, ed è una cosa molto divertente, quando me la sono letta, ecco, l'elemento di continuità, a un certo punto, come organizziamo i paesi? I paesi non sono tutti uguali, ci sono i figli e i figliastri, c'è il cerchio interno e il cerchio esterno. Allora mi sono andato a vedere chi fa parte del cerchio interno, dei figli, chi fa parte dei figliastri, pagina 165, ecco, i figli prediletti sono, ecco, primo avrebbe incluso, primo il cerchio interno, la grande Germania col protettorato Boemia e Moravia e il governatorato generale polacco, la Danimarca, la Norvegia, l'Olanda, il Belgio e il Lussemburgo. E gli altri fanno parte del cerchio esterno. Cerchio esterno la cui dimensione, man mano che cresce l'appetito, cambia, si allarga, ecco, perché alla fine nel grande... nel cerchio esterno ci finiscono la Svezia e la Svizzera e poi anche Italia, Grecia, Turchia, Unione Sovietica, Iran, Spagna e Portogallo. Dunque, allora, l'Unione Sovietica sì, perché il progetto loro era di sconfiggerli e di impadronirsene. L'Iran, no, Turchia e Iran, c'è una questione di petrolio, ma sono divertenti gli altri: Portogallo, Italia, Grecia, Spagna. L'acronimo fa PICS, sono i PICS di oggi, erano già previsti da includere nel cerchio interno, nel cerchio esterno. Bene, naturalmente ci saranno dei rapporti di scambio commerciale eccetera eccetera fra di loro, particolari all'interno del cerchio interno, quelli sono proprio quelli che hanno un sistema addirittura la moneta
la moneta unica, ci sarà il marco come moneta circolante, se ho capito bene, perché poi è un, perché immaginate, c'è un progetto, dopodiché arriva quell'altro, poi viene criticato, eccetera, eccetera, perché non, poi non realizzano un tubo di sta roba qua, perché alla fine c'è la logica militare che sopravanza, però l'idea era questa. Ecco, mentre invece ci sarebbero rapporti tra col cerchio esterno, e qui non ci sarebbero tanti paesi interni contro a scambiare coi paesi esterni, ma un solo, una sola, unica, unità centralizzata, la grossa Germania, che avrebbe scambiato con tutti gli altri paesi del cerchio esterno. Questa è una frase di Hitler, 37, ecco, molto divertente. Ah sì, e come sarebbero stati questi rapporti? Ecco, la prima con rapporti di clearings, come si chiama il termine tecnico di quegli scambi, sono scambi di materie prime senza combinazione di valuta. Cioè immaginate, io esporto delle merci verso quel paese perché da quel paese importo delle merci anch'io. Si fa un saldo in termini fisici, ecco, compensazione, ci sono delle stanze di compensazione in cui non si usa la moneta, non si usa la valuta, sono scambi fisici, una sorta di grande baratto. Ed ecco appunto Hitler che in un discorso dell'11 settembre 35 aveva sostenuto che è necessario trasformare il baratto, che francamente sembrerebbe preistorico, in un commercio libero e moderno. Cioè immaginate portare gli scambi europei, la parte più consistente degli scambi europei, a livello di baratto. Sì, d'accordo, però dovrai valutare, perché io ti do delle pere, te mi dai del carbone, non è che facciamo cos'è, ripieghiamo a peso, no, ci vuole un'unità di misura. E qual è l'unità di misura che deve essere assunta? Unità di misura, non mezzo di circolazione, perché viene risparmiato il mezzo di circolazione. L'unità di misura deve essere naturalmente il marco. Ecco, 175. Bisogna costruire un sistema di pagamenti europeo, clearing centralizzato sulla base del marco, che consenta dal punto di vista della tecnica dei pagamenti l'afflusso di merci europee verso il mercato tedesco e in seconda linea assicuri lo scambio commerciale intraeuropeo. La cosa importante è che le merci dell'Europa devono arrivare alla Grande Germania. Che poi i paesi dell'Europa scambino, commercino fra di loro, è un problema di secondo ordine. Ancora meglio è 145. In futuro, sono qua a un dibattito, prescrizioni giuntici di una cosa, di staff group, eccetera, eccetera. Ecco, per farvi capire come la pensavano, cosa stavano progettando questi signori. In futuro dovrà esserci in una grossa parte dell'Europa una valuta unitaria. E non c'è alcun dubbio che qui il marco dominerà. Lo dicevano nel 30, no, cos'è? 40? Più o meno. 19 giugno, 40, ecco. Si miri ad una valuta unitaria. Nel caso in cui ciò non sia possibile, si miri a un assoluto predominio del Reichsmark come valuta rispetto alla quale le altre valute si devono allineare. Creazione di grandi aree doganali tramite eliminazione delle barriere doganali finora esistite. Non è necessario parlare di un'unione monetaria in Europa. È invece certo che in Europa il marco tedesco sarà la valuta dominante, perché la Germania sarà la potenza economica più forte. Forse saranno possibili di nuovo valute legate all'oro, forse diverrà necessaria anche un'unione monetaria, ma per i compiti che ci vengono posti adesso, questo problema ha un significato secondario. Sicuro sarà solo che nell'ambito del grande spazio economico cadranno le attuali restrizioni valutarie. Una moneta unica. E vabbè, come la mettiamo questa cosa qua? Deve essere controllata questa moneta unica rispetto alle altre. Una moneta se non unica, egemone. Come deve essere lavorare? Ecco, l'ultimo, sì, no, l'elemento più curioso. Il cambio come deve essere del marco con le altre monete? Naturalmente fisso, non variabile. L'hanno detto e mo poi l'hanno fatto nell'interesse di una rivitalizzazione dell'economia.
mi sembra che questo qui è un imprenditore, desiderabile che in Europa venga creata una regione monetaria il più possibile unitaria. Per questo sarebbe necessario almeno che le monete di diversi paesi europei fossero messe in un rapporto di cambio fisso tra di loro, in modo che l'economia potesse contare con numeri costanti. Sarebbe una semplificazione del lavoro quotidiano se fosse introdotta in Europa solo una moneta unitaria. Ma è prevedibile che ciò incontri difficoltà, e allora la fissazione dei tassi di cambio fissi sarebbe assolutamente necessaria. Ecco, se uno legge così, dice, perché, beh, mi pare di sentire qualcosa di simile, cioè continuità di sicuro, ecco. No, ecco, a questo punto bisogna valutare. C'è una discontinuità radicale. Se volessimo fare il paragone con la moneta nell'unità, l'unione monetaria di ispirazione nazista, non ci arriveranno mai, come ho già detto, e la unione monetaria europea attuale, no, c'è una differenza radicale che va messa in conoscenza. Dunque, ecco, faccio semplicemente una semplice equazioncina che è importante, che è questa. Ecco, io ho una formula del processo capitalistico di produzione molto semplificata, è questa. Si parte con del denaro si comprano delle merci, poi vediamo quali sono. Dopodiché queste merci si fa la produzione, si ottengono delle altre merci, naturalmente con un valore superiore, perché sennò che cavolo ho prodotto, dopodiché vendo le merci e ottengo il denaro. Ecco bene, qual è il problema in questa circolazione? Dove si situa il problema decisivo della Germania nazista? Qui, nelle merci che devono acquistare. Col denaro devono comprare delle merci. Quali sono queste merci? Per produrre occorrono quattro tipi di merci, che sono le mezzi di produzione, i beni capitali, e poi ci sono le materie prime, e poi ci sono i beni alimentari per la gente, e poi soprattutto c'è la forza lavoro. Ecco, bisogna acquistare queste robe qua. Bene, i beni capitali vengono prodotti dalla Germania, tutto il resto, materie prime, beni alimentari e soprattutto anche forza lavoro, viene richiesta autoritariamente dal Terzo Reich alle paesi periferici, ecco, dando luogo a quello, siccome i rapporti non sono affatto, voi capite, di commercio equo e solidale, ma è un rapporto di prevaricazione, militare anche violento, viene questo rapporto, ecco, le possiamo aggiungere questo, mentre questa è il centro, questo è il centro, questo è il centro, tutta questa roba qua, sono materie prime, beni alimentari e forza lavoro, viene dalla periferia. Insomma, l'Europa nazista è un'Europa asimmetrica, in cui c'è uno stato dominante, il centro, un centro, a cui tutto il resto fa da corona, costituendo la periferia. Questa è un concetto, la distinzione centro-periferia è una distinzione che gli storici economici usano da parecchio tempo, la scuola di Wallerstein usa la categoria di centro e periferia da almeno gli anni 80, ecco bene, viene esplicitamente applicata anche alla Germania nazista. Funk nel 1940, ormai le guerre, le vittorie si stanno succedendo e i nazisti sono un po' su di giri, ecco perché non lo trovo, mia pagina non 140, nel 1940, ecco, arriva a dire questa cosa molto esplicita: il commercio estero deve adattarsi a sopportare un controllo ancor più severo di prima. L'economia di guerra non pensa in oro e in divise, ma in materie prime e soprattutto in merci. La divisa che ha più valore è la qualità del lavoro tedesco. La fame di merci tedesche di qualità permarrà anche dopo la guerra. E in questo vedo una grande chance per la Germania, il cui sfruttamento è garantito dai metodi del commercio estero tedesco sviluppati fino ad oggi con successo. Sfruttamento. Sfruttamento, ecco, qui sono andato a vedermi un po' di dati. Nel libro di Fonsi non ci sono dati. Ecco, sono andato a vedermi quell'altro, cos'era? Il grande spazio, no? Cos'è Corni? Come si chiama Corni?
ecco. Il sogno del grande spazio, ecco, appunto. Allora, ecco, pensate che il debito commerciale, o naturalmente se la Germania nazista incamera tutte quelle merci lì, le importa, poi diventa debitrice perché è a cui pagarsene, sì sì, ecco, tanto per farvi capire cosa succede, nel 39 il debito commerciale era, il rosso, quindi la bilancia commerciale era di 409 milioni di marchi, nel 44 era di 15,8 miliardi di marchi. Per farvi capire, tutte le merci che avevano acquistato, avevano acquistato attraverso quegli accordi di clearing e dalla periferia. Non mi pare che ci, queste sono le importazioni commerciali ufficiali, non ci sono quindi i saccheggi, le rapine e quant'altro. Ecco, poi però c'è un problema enorme, mi sono divertito molto, la forza lavoro. La forza lavoro che uno dice, beh, i maschi vanno a combattere, le donne vengono messe a lavorare. No! Il regime nazista non ha messo a lavorare le donne! Perché le donne sono madri e spose esemplari, devono stare a casa, devono essere consegnate all'economia domestica. Nel 1939 lavoravano 14,6 milioni di donne, nel 1944 lavoravano 14,9 milioni di donne. Vabbè, allora la manodopera tutti i maschi sono da combattere? No, la manodopera la pigliamo dalla periferia. Ecco quel meccanismo che oggi non c'è più, la Germania di oggi non ha più bisogno, tranne che non sia lavoro ultra specializzato. Ecco, questa manodopera che veniva presa dalla periferia. Dunque, la forza lavoro esterna al tempo della guerra è stata calcolata pari a 13,5 milioni di lavoratori. La Germania ha assorbito 13 milioni di lavoratori europei. 8 milioni erano lavoratori civili attratti dagli alti salari, attraverso l'organizzazione della TOT. 4 milioni erano i prigionieri di guerra. 1,5 milioni erano i detenuti nei campi di lavoro, non di sterminio. Ricordatevi che ad Auschwitz era scritto: il lavoro rende liberi, non la morte. Ce ne siamo accorti quando tutti abbiamo visto Schindler's List, abbiamo scoperto che nelle fabbriche della morte prima si lavorava. Ecco, resta soltanto un ultimo problema che, appunto, e su questo devo dire che Fonsi glissa, perché non ne parla, cioè, dunque lì bisogna pagare, e come si paga? Lì ci vuole del denaro, quello che mi manca è il denaro, bene, il denaro, come faceva avere questo denaro? Secondo quello che so io, una cosa la sapevo, una cosa però lui me l'ha accennata, non l'hai sviluppata in maniera, io me ne sono accorto, poi non ho letto. La prima è che la disponibilità di denaro a quel punto D, che è il punto iniziale, avviene attraverso la rapina degli ebrei. Prima di essere un sistema che uccideva gli ebrei, il nazismo è stato un sistema che li ha pelati, che gli ha preso le proprietà, le ricchezze. Poi quando se li è trovati poveri, avremo anche mantenerli, voglio dire, non sa più niente da darci. E allora, ecco. Nel 1938-39 viene addirittura inventata una tassa, la Judenbusse, la tassa sul giudio, diremmo alla romana, perché gli ebrei devono pagare una tassa aggiuntiva, e la pagano, e nell'anno fiscale 38-39 sarà pari al 10% delle entrate. E poi, volete un esempio? Ricordiamoci, tutti quanti abbiamo naturalmente rievocato, commossi, il ghetto, sì, si chiama 16 ottobre 43, quando abbiamo preso l'estellamento del ghetto di Roma. Sì, ci siamo dimenticati che un po' di tempo prima lo stesso capo nazista di Roma, adesso mi fugge il nome, quello lì, Kappler, disse: guardate, io non vi faccio niente se mi date l'oro. E c'è stato prima una, e gli ebrei di Roma hanno consegnato l'oro, convinti che a dare questa offa ai nazisti avrebbero salvato la vita. Hanno preso l'oro di Roma, una rapina, oro degli ebrei di Roma che è finito a Berlino. Ricordarsene queste cose. Poi, non contenti, dice: beh, adesso prendiamo anche la manodopera. Ecco. Risultato:
Ah, questa è una. Questa è una, non c'è perché riguarda un altro argomento, bisogna andarla a leggere negli altri libri, ecco, Collotti su questo c'è scritto. Ecco, la seconda cosa invece è appunto, non basta, allora che va, divertente, questo però è soltanto pensato, avrei voluto molto di più, perché dice bene, questi paesi vengono sconfitti, dopodiché pagano i costi della guerra. La Germania nazista voleva far pagare le riparazioni di guerra ai vinti. Dice, cosa avete fatto a me nel 19? Le riparazioni di costi della guerra, care potenze alleate, le avete scaricate a me. Beh, adesso che vinco, le scarico a voi. Per cui immaginate se vincevano, i costi della guerra, della seconda guerra mondiale, sarebbero stati a carico delle popolazioni europee. Paradosso, ecco, i capitali, anche questa è un'altra cosa, dalla periferia, ecco, dalla periferia, ci aggiungiamo anche periferia, anche i capitali. Insomma, tutta questa roba qua, denaro, materie prime, beni alimentari, forza lavoro, era quello, sarebbero state le somme, i valori, chiamateli come volete, che la periferia avrebbe dovuto dare alla Germania, alla maggior gloria del Reich millenario. Ecco, il libro di Fonsi, e qui per il momento poi mi fermo, il libro di Fonsi, lasciando perdere quel discorso sull'euro, forse meglio facciamo, ecco, però penso che abbiate già capito che ci sono forti identità con la situazione di oggi, ma anche forti differenze. Ecco, bene, il libro di Fonsi racconta questo, tutti i dibattiti che si sono sviluppati dal 36, ma soprattutto post 40, meno 140, per cercare di organizzare questa Europa nazista che sta crescendo a seguito delle vittorie dell'armata hitleriana. Bene, poi dopo, ecco, si sognano attorno al 40-41, si sognano di avere l'Europa ai propri piedi, ecco, come vi ho cercato di raccontare come avrebbero voluto organizzarla se mai avessero vinto. Ecco, poi fortunatamente tra 41-42 c'è la svolta della guerra, in primo luogo, ricordiamolo, Stalingrado, e a questo punto la Germania comincia ad accorgersi che la guerra non sarà una blitzkrieg come si credeva all'inizio, sarà una guerra di lunga durata e non è detto che lei ne esca vincitrice. Il risultato, questi dibattiti continueranno sempre più, diciamo così, isterici. Ecco, e Dio grazia, non arriveranno mai ad esecuzione definitiva, come invece è stato per l'euro del 1999. E su questo, per il momento, finisce il grande spazio europeo. Non arriva nel 1945 a concretizzarsi. Arriveranno poi gli americani con tutto quello che poi, con la storia che conosciamo. E su questo io, sul libro di Fonsi, non sono capace più di dire niente, perché è tutto quello che sono riuscito a capire. Non so se lui condividerà, io più la risposta. Allora, buonasera. In primo luogo dovrò un po' deludervi, anche per le mie capacità vocali, che oggi sono molto limitate in confronto al professor Gattesa, mi terrò molto più a basso livello. Dunque, ringrazio per l'invito, in primo luogo perché mi fa molto piacere poter parlare del libro, soprattutto con economisti che diciamo ne capiscono veramente più di me di quello che ho scritto. Dunque, il libro parla, come diceva già il professor Gattei, del progetto nazionalsocialista di creare un'area monetaria comune in Europa. Nel 1940 la Germania raggiunge sostanzialmente una forza politica e militare in Europa, diciamo, di assoluta egemonia, e quindi può permettersi di cominciare a pensare a un futuro, a come dare una struttura economica a questa sua egemonia militare. Io nel libro ho cercato di capire in primo luogo come che idee vi erano, diciamo, quali idee furono portate dalle diverse istituzioni, dalle diverse forze sociali, eccetera, eccetera, e come poi, diciamo, queste idee furono sostanzialmente, diciamo, riassunte in un programma che fu quello che chiamò
licenziato dalla banca centrale che su questo mantiene una forte egemonia sulla pianificazione di questi aspetti economici. Come fu appunto sintetizzato in un piano del 1940, come questo fu in parte realizzato e come poi diciamo, si discusse di questo piano negli anni successivi fino al 44-45, in cui appunto si capisce, ci si comincia a preparare fondamentalmente alla guerra da, diciamo, non più da vincitori ma da stato sconfitto, quindi delle tedesche, sia quelle economiche che quelle della burocrazia economica, iniziano sostanzialmente a prepararsi a questo dopoguerra da sconfitti. Ora, più che paralleli colloqui, io diciamo, sono convinto anch'io che ci siano degli elementi, ovviamente, che però diciamo, non vanno oltre un elemento diciamo, di base, cioè il fatto che ogni progetto di unificazione tra diversi stati, dal punto di vista monetario, dal punto di vista economico, ma anche diciamo, dal punto di vista politico, ha sempre dietro ovviamente diciamo, dei rapporti di dominio che vanno messi in evidenza. Quindi ovviamente diciamo, l'euro va demistificato, nel senso che non è semplicemente un processo di integrazione neutro, senza soggetto, no? E non è neanche un processo di come dire, necessario, ma è un progetto che ha dietro diciamo, dei precisi attori, delle precise volontà. Però secondo me, oltre questo e oltre alcuni elementi che cercano di mettere in evidenza, l'analogia con il presente zoppica un po' per certi versi. Devo dire che quando ho cominciato a fare questa ricerca io non pensavo assolutamente a dell'analogia con il presente. Sono uno studioso di nazionalsocialismo e sono partito dall'idea di capire come il nazismo nel 1940, quando sa che potrebbe vincere la guerra, cerca di sistematizzare se stesso. Il nazionalsocialismo è un sistema, questo lo dicono ormai tutti gli storici, profondamente caotico. Al suo interno non riesce mai a stabilire una burocrazia, dei processi burocratici ordinati, no? Si dice che Hitler fosse addirittura allergico a qualsiasi forma di burocrazia, per cui esportò diciamo, dal partito e dal movimento questa forma, questa idiosincrasia della burocrazia allo Stato. Questo disordine nazionalsocialista, detto ora, cioè, molto molto sintetico, nel 1940 invece viene visto diversamente, no? Il 1940 viene visto come il momento in cui il nazismo può sistematizzarsi perché ha le risorse per farlo, perché può mettere le mani sulle risorse dell'Europa fondamentalmente, e in questo modo può creare un sistema economico fondamentalmente che superi tutti quegli elementi negativi del nazionalsocialismo che hanno caratterizzato il sistema precedente. Uno di questi è l'eccessivo statalismo nell'economia, che anche secondo Hitler, come giustamente il professor Gattei leggeva quella citazione di Hitler che dice il clearing è un sistema primitivo. Perché? Perché all'interno del nazionalsocialismo vi è questa forte critica per l'economia eccessivamente statalizzata. Il nazionalsocialismo viene sempre dipinto come un'ideologia che mirava alla statalizzazione dell'economia, non è vero, aveva anche dei forti elementi di economia di mercato e tendeva fortemente all'economia di mercato. Questo era all'interno proprio dell'ideologia social-darwinista del nazionalsocialismo, il forte che vince per il nazionalsocialismo, e il mercato rappresenta effettivamente questo, la realizzazione di questo elemento ideologico. Ora, nel 1940 quindi, quando il nazionalsocialismo comincia a pianificare questo nuovo ordine, ha un obiettivo molto forte, che è proprio quello di tornare a delle forme di statalizzazione dell'economia più leggere, cioè di ammorbidire queste forme di controllo, anche il clearing, e quindi diciamo di utilizzare sì il clearing, ma portarlo piano piano, con un processo diciamo, lungo, che non mette in discussione l'equilibrio interno della Germania nazista, che è molto precario, con un processo lungo che porti a una moneta unica. Una moneta unica che, diciamo, su cui sono molte discussioni, che tipo di moneta unica deve essere, il marco a quali regioni deve essere esteso, e alla fine diciamo, il progetto finale parlerà di questo cerchio interno e questo cerchio esterno. Questo cerchio interno comprende fondamentalmente sia diciamo, le economie più avanzate dell'Europa occidentale, sia alcune economie dell'Europa orientale. È interessante secondo me, e questo l'hanno messo in evidenza molti storici, che nel corso della guerra gli scambi all'interno dell'Europa si intensificano principalmente tra Germania
degli stati occidentali, le economie orientali, che sono fondamentalmente nell'utopia di Hitler, sono lo spazio e l'espansione della Germania e l'Oriente, no? L'Unione Sovietica, sono la Polonia, eccetera, eccetera. In realtà il vero spazio, il vero, i veri legami economici forti si creano con l'Occidente durante la guerra. Perché? Perché l'Occidente serve all'economia di guerra tedesca, perché è un sistema produttivo più avanzato, ha una produttività del lavoro molto più avanzata, e questo fa sì ovviamente che naturalmente sviluppino, diciamo, dei rapporti economici che sono poi, diciamo, molto simili a quelli che danno luogo a unificazione europea nel secondo dopoguerra. Questo lo dicono anche molti storici tedeschi, assolutamente poco critici verso l'economia capitalista, è una cosa abbastanza acclarata. Ora, che succede nel 1940? Nel 1940 ci sono tanti progetti, non solo riguardanti l'economia. C'è anche, per esempio, il progetto di portare tutti gli ebrei in Europa, il famoso piano Madagascar, che inizia proprio in questo periodo a essere sviluppato e poi verrà messo da parte, invece, e lentamente si arriverà invece alla pratica dello sterminio nei campi di concentramento. Ora, accanto a questi progetti, e ce ne sono altri anche dal punto di vista economico, sull'economia interna, c'è per esempio tutta una discussione sulla limitazione dello sviluppo dei centri urbani. C'è tutta una sezione del nazionalsocialismo che mira ovviamente a una riagrarizzazione della Germania, perché la base, il folk, la base della nazione tedesca è il contadinato, e vi è tutta una parte Walter der Lecce, eccetera, eccetera, che progetta proprio un ritorno della Germania a un'economia contadina, no? Uno sviluppo maggiore dell'economia contadina, che è stata sacrificata negli anni precedenti per il riarmo, che rendeva necessario invece sviluppare l'industria. All'interno di questo c'è anche questo progetto, quindi fa parte di questa tensione del nazionalsocialismo nel 1940 a farsi sistema, a farsi autonazionalizzarsi per certi versi, no? Perché sono forme fondo di razionalizzazione, secondo qui non entro nella questione complicata cosa voglia dire razionalizzazione, però credo che si possa tenere questo tema. Ora, questo progetto comprende anche il clima multilaterale. Il clima multilaterale, appunto, come dicevamo, è anche poco scandaloso dirlo, è un sistema di dominio in cui c'è un core industriale e degli stati periferici che dipendono. Ovviamente con l'evolversi della guerra questo sistema cambia. La Grecia, per esempio, non era stata certamente prevista come un'integrazione monetaria profonda della Grecia nel 1940. Questo accade ovviamente con l'attacco italiano alla Grecia. Hitler non vuole attaccare la Grecia e non la vuole coinvolgere nella guerra, è l'Italia che lo fa con l'attacco dell'ottobre del 1940. E quindi col trascorrere della guerra sempre più paesi devono essere integrati all'interno di questo sistema. Inoltre, uno dei problemi di questo sistema, di clearing, che la Germania sviluppa, è appunto quello che è un sistema che produce inflazione all'estero. Allora, questo punto forse l'ha spiegato meglio. Il clearing è un sistema di scambi senza transazioni di valute, no? Ogni movimento di merci risulta soltanto in un acconto presso una cassa di compensazione. Alla fine di un certo periodo il dare e l'avere vengono confrontati e risultano degli avanzi o dei disavanzi che poi vengono pagati dallo Stato in disavanzo, lo Stato in avanzo, secondo delle forme che vengono decise di volta in volta. Ora, la Germania usa questo sistema fondamentalmente per sfruttare i paesi europei. Perché? Perché, come evidente, il sistema di clearing consente di accumulare debiti senza limiti. Quindi la Germania usa il sistema di clearing per importare il più possibile merci dall'Europa e fondamentalmente senza corrispondere con adeguati export a
queste importazioni. Ora, questo sistema di clearing nel 1940 viene pensato da un lato come sistema di sfruttamento puro, dall'altro invece anche come sistema di lungo periodo. Il clearing in quel periodo era visto da molti come una possibile soluzione alla crisi dei sistemi di pagamento internazionali che era avvenuta col crollo del gold standard del 1931. E John Maynard Keynes, il governo inglese chiede a John Maynard Keynes di sviluppare una contropropaganda rispetto a quella del Terzo Reich. Nel 1940 si dice: cosa possiamo opporre a quest'idea nazista del clearing centralizzato? E lui risponde: in realtà niente, perché l'idea del clearing è giusta. Noi dobbiamo semplicemente dire che noi lo faremo meglio di loro, perché in realtà, diciamo, l'idea del clearing è ciò che molti pensavano potesse risolvere il problema dell'integrazione internazionale. E quindi la Germania, in questo sostanzialmente in questa idea, in questo programma tedesco, c'è il clearing come strumento di sfruttamento immediato, ma anche come sistema di lungo periodo. Nel corso della guerra questi due elementi entrano fortemente in conflitto. Lo sfruttamento dei paesi europei è così intenso che determina una fortissima inflazione nei paesi occupati, ma anche nei paesi alleati. Ovviamente questo fa sì che la Germania, questo è positivo inizialmente per la Germania, perché è una forma di esportazione dell'inflazione. La Germania è, diciamo, l'unico paese che supera la guerra con un'inflazione bassissima, che è una cosa molto importante, perché mantenere l'inflazione bassa vuol dire mantenere basso il conflitto sociale all'interno, no? E i tecnici della Reichsbank capiscono che ovviamente esportando inflazione all'estero si mantiene sostanzialmente la pace sociale all'interno. Però nel 1942-43 salgono così tanti prezzi all'estero che questa situazione comincia a essere riportata in Germania. E allora si pone il problema, la Reichsbank proprio scrive: noi rischiamo che si riapra il conflitto sociale all'interno, non dobbiamo farlo. E quindi si comincia a discutere su come fondamentalmente riarmonizzare gli obiettivi di lungo periodo, il clearing e lo sfruttamento. Nel 1944-45, questa è la terza fase che descrivo nel libro, quando si capisce che la Germania non vincerà la guerra, si comincia a, diciamo, chiaro già da Stalingrado nel 1943, però nel 1944 succede qualcosa diciamo, di essenziale, cioè anche l'associazione degli industriali, la RG, la Reichsgruppe Industrie, riesce fondamentalmente a stabilire una cordata di potere con alcune associazioni, con alcune altre istituzioni, soprattutto con Himmler, con le SS, che appoggiano questo progetto, e finanzia un istituto di ricerca che deve programmare il dopoguerra. In uno di questi istituti di ricerca c'è Ludwig Erhard, che scrive in quel periodo un lungo memorandum su come fondamentalmente si deve affrontare il dopoguerra e riassorbire il potere di acquisto in eccesso, perché, diciamo, si teme che anche nel dopoguerra questo potere d'acquisto in eccesso potrà causare fondamentalmente una pressione sui prezzi e quindi conflitto sociale, quindi paura, diciamo, nel comunismo fondamentalmente. E c'è anche però un aspetto diciamo, di economia internazionale. Erhard comincia sostanzialmente a pianificare, Erhard e altri, c'è una discussione interna, comincia sostanzialmente a pianificare come adattarsi a un sistema economico mondiale dominato dagli USA, dagli Stati Uniti. E ci si rende perfettamente conto, questo lo diciamo nei documenti, esce chiaro, che fondamentalmente gli USA, si sa, non accetteranno di mortificare eccessivamente l'economia tedesca del dopoguerra, che si renderanno conto che la Germania è un pilastro centrale dell'ordine mondiale e che rivaluteranno la Germania, e effettivamente sarà quello che accadrà. Perché? Perché questi debiti di clearing che la Germania accumula durante la guerra non verranno mai pagati, proprio perché negli accordi degli anni 50, con la spinta forte degli Stati Uniti, si deciderà di rimandare il pagamento di questi, diciamo, di questi debiti di clearing alla fase, alla firma del trattato di pace, che come si sa non avverrà mai perché la Germania viene divisa. E
Il trattato del 1990 sulla riunificazione della Germania tra le quattro potenze vincitrici e i due stati, fondamentalmente deciderà che sostituisce il trattato di pace sostanzialmente, deciderà che questi debiti clean non vanno pagati. Quindi la strategia di cumulo di debito, questa è quella che qualcuno, c'è uno storico tedesco che un po' è conosciuto anche in Italia, che si chiama Karl-Heinz Roth, è molto famoso nei movimenti della sinistra, ora ha anche scritto un bel libro sulla Grecia, sulla crisi greca e sulla crisi dell'euro, che mi ha detto che era tradotto anche in italiano. Karl-Heinz Roth ha coniato il termine di Raubkapitalismus, capitalismo predatore, no? Per definire questa strategia, diciamo, della Germania nazionalsocialista di accumulo di, diciamo, di crediti, di, del, diciamo, del risolvere la crisi interna che era forte negli anni 30, la crisi dell'economia tedesca, tramite l'incamenamento di risorse di altri paesi. Questa strategia effettivamente riesce, perché la Germania supera il secondo conflitto mondiale senza un significativo conflitto sociale, e l'assenza di conflitto sociale sarà anche uno, diciamo, dei pilastri dello sviluppo tedesco degli anni 50. Per questo la Germania e la Bundesbank riesce fondamentalmente è un po' un mito, diciamo, questo legame della Bundesbank al marco stabile, però il marco stabile c'è stato anche perché la Germania ha avuto un basso livello di conflitto sociale fondamentalmente, e soprattutto ha avuto una grossa quantità di manodopera che veniva dall'est, i tedeschi che venivano cacciati, diciamo, dai territori dell'est, e le persone che venivano dalla Tedea, dalla Germania Est, che fino alla costruzione del muro erano numerosi. Dopo la costruzione del muro, questo ovviamente questo cambio. E questo, diciamo, per dire che in questo progetto, ovviamente, secondo me non c'è una difficile ovviamente accostarlo immediatamente all'oggi, però quello che è interessante secondo me è invece vedere, diciamo, delle continuità che nella nostra percezione vengono messe in secondo piano, diciamo, nella nostra visione il 1945 è quello, diciamo, che in generale si chiama la Stunde Null, cioè l'ora zero, il momento a partire dalla quale il nuovo sistema tedesco occidentalizzato, con una forte influenza degli Stati Uniti, no? Questa Westernisierung, la chiamano, questa forte influenza, rispetta la Germania, che ha preso una sua via particolare, diciamo, di capitalismo, diverso dal capitalismo, la riporta nell'alveo della democrazia occidentale. Ecco, questo mito secondo me va effettivamente sfatato, perché ci sono delle continuità grosse nelle elite dirigenti. Qualcuno ha calcolato, uno storico del Ministero dell'Economia, che ha scritto un libro di 700 pagine sul Ministero dell'Economia tedesco nell'epoca, ha calcolato che il 60-70% della burocrazia economica della BRD era già presente nel nazionalsocialismo. Quindi c'è questo grosso travaso di burocrazia economica anche di, diciamo, in altri settori, e soprattutto c'è anche un forte travaso di idee, per cui negli anni 50, quando si affronterà la questione dell'integrazione economica europea, la Germania, pur essendo una potenza ormai debole, che, diciamo, deve adattarsi fondamentalmente a quello che dicono gli Stati Uniti, la Germania però per certi versi, diciamo, questo l'ho visto proprio in alcuni dibattiti degli anni 50 che ho studiato, fa, diciamo, riprendere le idee del grande spazio sviluppate nel 1940, si crea addirittura un sistema dei pagamenti europei, che è l'unione dei pagamenti europei, che esiste tra il 1950 e il 58, che è la stessa cosa dell'idea del 1940 del clearing centralizzato, ovviamente con differenze, perché in questo nuovo sistema degli anni 50 vi è un limite all'indebitamento di uno Stato, quindi la Germania non può usare questo sistema come ha fatto durante la Seconda Guerra Mondiale per sfruttare ovviamente i paesi europei. C'è un limite che fa sì che poi, diciamo, questo sistema sviluppi effettivamente abbia, diciamo, dei effetti virtuosi sull'economia, no? E quindi, diciamo, da questo si riavvia ovviamente un processo di integrazione
economica all'interno dell'Europa che poi, diciamo, nel 58 porterà a ristabilire la convertibilità delle monete, quindi diciamo la liberalizzazione dei cambi. Allora io forse ho parlato molto, mi fermerei qui per ragionare un po' sull'oggi, mi sono mantenuto un po' sul libro, però sarebbe interessante avere, diciamo, delle idee anche diciamo, sull'oggi, sull'euro, sulla crisi dell'euro, però diciamo, lascio un po' la discussione, possiamo discutere insieme. Bene, appunto, ecco, sì, abbiamo capito, cioè almeno mi sono chiari. Mi rimane il problema delle riparazioni di guerra a carico dei paesi vinti. Ecco, questo perché qui dentro, cioè che la Germania si sarebbe vendicata del Trattato di Versailles, ecco, è appena accennato, perché mi è sembrato molto, noi mi sembra molto interessante, che erano già pronti a farsi ripagare i costi della guerra che avevano scatenato, è straordinario, scateno la guerra e poi me la pagato. Ecco, no, invece tu allora come sempre, ecco, dunque no, la questione è che a questo punto, visto, ho imparato tante cose su questo, una sola domanda velocissima. Nel sistema di clearing durante la guerra è evidente che poteva essere imposto, era imposto e quindi i paesi lo subivano, ma nella prospettiva del dopoguerra è chiaro che un sistema di questo tipo doveva comunque essere accettato dagli altri paesi, quindi la cassa di compensazione avrebbe dovuto avere un momento di pareggio. Come era previsto questo? Perché nella prospettiva del dopoguerra cambiavano la funzione del clearing di emergenza di guerra, quindi debito infinito, sbilanciamento infinito della bilancia dei pagamenti, avrebbe dovuto invece avere un momento di compensazione, cioè il momento del pareggio di bilancio. Come era previsto questo? La guerra o dopo la guerra? Dopo la guerra, chiaramente. Negli anni 50. No, nel progetto nazista loro pensavano di comunque di sviluppare questo, certo, problema, di mantenere questo sistema anche dopo guerra, certo. Mentre durante la guerra il debito andava infinito, era emergenza guerra, ma questo è avvenuto anche negli altri paesi, quindi a un certo punto dopo invece bisognava far sì che questo sistema non fosse più imposto ma accettato, e per accettarlo gli altri paesi avrebbero dovuto avere la certezza che a fine anno, ogni mese, ogni due anni ci fosse il momento di compensazione. Volevo sapere se questo era previsto oppure se non era previsto nel progetto tedesco, nel progetto e non nella realtà. Perché in realtà c'è una grossa discussione, nel senso che ovviamente, diciamo, si dice noi per la guerra rimaniamo così, i debiti si accumulano, ma poi per la guerra li ripagheremo, ovviamente diciamo, l'idea è di cancellarli, semplicemente questo è la questione delle riparazioni, cioè diciamo, la guerra in parte sono le riparazioni, ma in parte c'è l'idea, appunto, diciamo, di non pagare. Cioè, però dopo, anche se l'avessero voluto ricostituire, esatto, a quel punto lì doveva avere, sì, dei termini precisi di pagamento. E c'è una discussione su questo problema. Uno, la proposta che va per la maggiore è appunto quella di, diciamo, di ripagare di nuovo, cioè usare le riparazioni che si imporranno agli stati che avranno perso la guerra, quindi appunto la Francia, gli stati che hanno, diciamo, delle riserve grosse, e utilizzare queste riserve per pagare i debiti di clearing, e quindi diciamo stabilire un sistema per cui queste punte di clearing, cioè diciamo, ciò che rimane una volta calcolata questa differenza, cioè queste punte di clearing saranno pagate di nuovo, e questo diciamo anche per rafforzare il marco come valuta di conto in Europa. C'è diciamo, una discussione, spesso si arena, diciamo, si accontenta anche di questo elemento, si dice multilateralizzando il clearing e calcolando tutti i clearing di tutti i paesi in modo incrociato, a un certo punto tra il dare e l'avere diciamo, rimarrà una quantità limitata diciamo, di debiti di un paese verso l'altro, no? E questo perché il clearing era stato sviluppato su base bilaterale, no? E quindi fondamentalmente questi i debiti di clearing che la Germania già aveva accumulato prima della guerra, si diceva erano dovuti fondamentalmente al bilateralismo, no? Quindi la multilateralizzazione del clearing avrebbe portato
invece fa una diminuzione, quindi il problema sarebbe stato fondamentalmente non essenziale. Quindi il Reichsmark diventava solo una moneta di conto a livello internazionale. Sì, fondamentalmente sì. Poi altre proposte invece dicono noi Londra diventerà fondamentalmente Berlino diventerà come Londra, quindi avere fondamentalmente dei crediti presso il Reich sarà come avere delle riserve. E questa cosa viene sviluppata da alcuni economisti che progettano questa, quella che chiamano la Reichsmarkkernwährung, cioè la moneta che ha come nocciolo il Reichsmark. Cioè in Europa fondamentalmente il Reichsmark diventerà la base sulla quale la base di emissione delle monete nazionali. Quindi diciamo, le monete nazionali verranno emesse sulla base diciamo, di questi crediti in marchi che saranno riserva. Perché? Perché ad essi nel dopoguerra corrisponderà una capacità di esportazione della Germania, quindi saranno sempre esigibili. E questo è l'elemento fondamentale, si dice noi ora non possiamo esportare perché siamo in guerra, ma dopo la guerra potremo esportare, e quindi il marco diventerà effettivamente un titolo esigibile, una moneta che corrisponde ovviamente a una possibile esportazione da parte della Germania. E questo lo farà diventare, ovviamente questo nel 1940, quando i debiti di Kiliniq sono limitati, è una cosa, col passare della guerra diventa sempre più una farsa dirlo, perché ovviamente si rende conto che è eccessiva la quantità, quindi andrà semplicemente cancellata. Sì, questa è la questione. Ecco, perché bisogna distinguere che loro stanno programmando una situazione di un futuro di pace in una congiuntura di guerra. Allora nella congiuntura di guerra funziona quella roba lì. Bisogna rapinare, saccheggiare l'Europa per sostenere le potenzialità industriali della grande Germania a pro della guerra. Però, ecco, è qui la novità che merita di essere considerata. Abbiamo dimenticato che c'è un secondo momento di questa circolazione, questo sviluppo della circolazione del capitale, che dopo la produzione ci sono le merci che vanno vendute. Ecco, bene, a questo punto il problema tra il 40 e il 44 non si pone, perché le merci prodotte vanno acquistate, vanno consumate all'interno, sono gli armamenti e tutto quello che serve per la popolazione, e quindi ha un consumo interno. La prospettiva è che a pace arrivata quelle all'estero. E qui la novità. Ho trovato questo documento nel libro di Corny, un rapporto di Rudolf Krass, collaboratore del governatorato di Vienna. Siamo nel 42. Nell'Europa, sta parlando non dell'Europa occidentale, ma dell'Europa sudorientale. Naturalmente che l'Europa sudorientale è in quel momento oggetto di saccheggio, di razzia in tutti i sensi. Nell'Europa sudorientale per il momento dobbiamo praticare solo una politica coloniale, cioè trarre dalla terra tutto ciò di cui i popoli possono fare a meno senza impoverirsi completamente. Ed è quello che stavano realizzando in quella congiuntura. Soltanto dopo la guerra potremo cambiare gradualmente questa politica, elevando il tenore di vita di quelle popolazioni e mettendole in grado di assorbire i prodotti industriali dell'Europa industriale. Ma al momento le nostre possibilità di esportazione sono così scarse che predisporre beni di consumo per l'esportazione verso il sud-est è possibile soltanto in misura limitata. Cioè, il giorno che arrivassimo la pace e tutto quanto, ecco, si fosse realizzato il nuovo ordine europeo, qui dal centro non ci sarebbe più soltanto movimento di materie prime, forza lavoro, beni alimentari dalla periferia al centro, ma ci sarebbe alla rovescia un trasferimento di merci industriali, prodotti industriali, dal centro alla periferia. Bene, questo viene, e a questo punto si compenserebbero le operazioni di clearing. Qui sarebbero, diciamo, materie prime e qua ci sarebbero prodotti industriali. Ecco, quello che poi faceva il classico scambio è lo scambio commerciale dell'SFR. L'Inghilterra nell'Ottocento assorbiva, immaginate, cotone, materie prime e quant'altro dal suo impero coloniale e vendeva, in cambio cedeva i prodotti industriali, la fabbrica del mondo, esportava tutto quello che produceva.
Ecco, la novità, proprio appunto, per arrivare all'oggi, è che nel frattempo, cioè la guerra è finita, con appunto, bella con questa continuità, ecco, tenere presente appunto che la Germania degli anni 50, i primi anni 50, non è altro che una, come si dice, una rivisitazione edulcorata degli ultimi progetti della Germania nazista, diciamo, questi, l'ultimo anno 45, 44, 45, alla fine quello che vedono, perché hanno capito che stanno perdendo, si trasmette come eredità ai fondatori della Germania democratica. Quando io mi sono visto Erhard Fini, giuro, quando lo, così lo scorrevo, Erhard, mai conosciuto un gerarca nazista che si chiamasse Erhard, mai sentito, chi è questo? Questo appunto era il famoso Ludwig Erhard, di cui appunto Roth ha fatto una, come si può dire, una demolizione storiografica, appunto, dice, com'è, scusa? Ecco, fine di un mito, Ludwig Erhard e, vabbè, Übergang, l'alba, l'origine, della economia, passaggio al dopoguerra, ecco. Bene, ecco, per esempio, un'altra cosa che, sì, appena accennata all'inizio, ma è importante da tenere presente, la politica economica di Hitler, non rompe con la politica e con l'ultima politica economica socialdemocratica di Brüning, anzi è esattamente identica. Cioè, a questo punto Hitler prende la politica economica dell'ultimo presidente socialdemocratico che attua una politica deflattiva, e naturalmente i socialdemocratici, applicando una politica deflattiva, spostano l'opinione delle masse verso la destra, perché le masse si spostano a sinistra quando c'è l'inflazione, per questo che la destra non vuole l'inflazione. Perché l'inflazione, dall'inflazione ci si salva soltanto aggregandosi, mentre dalla deflazione ci si salva individualizzandosi. Per cui a un certo punto la socialdemocrazia tedesca non conosce questo, non capisce, non sa ancora, non lo sa neanche adesso la socialdemocrazia europea, questo piccolo teorema politico, di elettoral politico. Bene, cosa fa? Adotta una politica deflattiva, perché bisogna sistemare i conti, come sempre si dice. Naturalmente la politica deflattiva sega la popolazione, i ceti popolari, che naturalmente si difendono votando a destra. Poi ci si meraviglia se in Francia vincerà Marine Le Pen, perché Hollande si sta scavando la fossa. Quindi, divertente capire che... E Hitler cosa fa? Prende tutta la politica deflattiva, però ci aggiunge una cosa, il riarmo, come fece quel santuomo di Bush, di Reagan, che fece una politica assolutamente conservatrice, tranne una voce: le spese militari aumentano. Come fa questo governo, sinistra naturalmente, che era, ma anche Monti e Letta, che sono governi assolutamente forcaioli sul piano del bilancio, ma che non tagliano le spese militari di una parola, di una lira, non possono tagliarle, perché è l'unica garanzia che gli consente di poter pensare ad una prospettiva di sviluppo. Bene, ma comunque questo, ecco, questo è per farvi vedere che lo storico scopre che, dice, ragà, appunto, la storia si ripete. Ma Dio buono, Hitler mi fa Brüning, Erhard mi fa Funk, non lo so, qualcuno di quelli, tu sai meglio di me. Ecco, dopodiché, vabbè, comunque la storia va avanti, e allora cosa diventano? Diventano esportatori. Improvvisamente si trovano ad essere un'economia di esportazione. La Germania è un'economia che ha un meccanismo di sviluppo export-led, come si dice, e l'ha mantenuto, a differenza dell'Italia che se lo è castrato, a maggior gloria, ha rinunciato all'esportazione intelligente, perché ha pensato che col crollo del muro di poter esportare nei Balcani, buttandosi nelle produzioni medio-basse, perché tanto lì gli slavi avranno bisogno delle tapparelle, dei rubinetti, per cui possiamo buttare e produrre quella roba lì, smantellando i punti di eccellenza di cui oggi naturalmente sentiamo così tanto la mancanza. Bene, la Germania non ha mai mollato i punti di eccellenza e quindi si è messo, ha mantenuto sempre la esportazione, dopodiché arriva il crollo del muro e si trova emancipata anche dagli Stati Uniti. Col crollo del muro e con l'unificazione, la Germania
bella, bellissima frase di Andreotti: amo tanto la Germania che godo, apprezzo che ce ne siano due per poter riversare due volte il mio amore. Bene, a questo punto la Germania si è riunificata e è diventata quel bello. Guardate l'immagine del, si chiama Reichstag, no, Bundestag. Ecco, c'è un aquilotto là dietro, ciccione, grosso, incapace di volare da quella cosa lì, perché è un aquilotto che cammina solo per terra, una panza così, Bene, appunto, è diventato un aquilotto, non è più un rapace, ecco, è una roba così. Bene, a questo punto, nel 1992-93, non ricordo più la data perché non ho dimenticato di portarvi l'elenco, viene fatto fuori, viene messo, pubblicato, un rapporto molto importante da parte di Schäuble e di Lammers, in cui è esposto il nuovo progetto geopolitico della Germania, della grande Germania riunificata. Schäuble è quel ministro delle finanze, adesso ancora ministro delle finanze, lo si riconosce subito perché cammina su una sedia a rotelle come se fosse un amore. Ecco, quindi ricordate. Soltanto i cinefilitici possono apprezzare la battuta, gli altri non sanno di cosa si tratta. E vabbè, come a noi ci è rimasto impresso. Dunque, il finale del dottor Strannamore. Dunque, invece, appunto, questo progetto in cui appunto si riorganizza, si ripensa ad una Europa a maggior gloria del quarto Reich, come si chiama? Se sono al quarto Reich o sono già arrivato, non lo so, quella roba lì, ecco, in cui Schäuble e Lammers stabiliscono già che c'è il cerchio interno e il cerchio esterno, il nocciolo duro, non si dice più il cerchio interno perché fare un po' schifo, il nocciolo duro e il resto che sono i pigs, sono i maiali, ecco perché la parola, e quindi arriviamo alla seconda parte del quello che mi sono preparato, che L'Unione Monetaria Europea è una unione asimmetrica, economicamente asimmetrica. Asimmetrica con un centro e con una periferia. Il centro è la Germania e i suoi satelliti, va bene? La grossa, la grande Germania, e la periferia sono i PIGS, Portogallo, Irlanda, Italia, Germania, Spagna. Scusa, sì. Oh, sì. Scusa, sì. Grecia e Spagna. Ecco, i paesi maiali con due I. Ecco, noi siamo i paesi maiali. Ecco, gli americani, siccome gli scoccia dire questa roba qua, girano le lettere e dicono gypsy e poi dicono siamo i paesi zingari. Beh, non è che miglioriamo di molto, però, ecco, vabbè, comunque. Ecco, dunque, la questione teorica che diventa importante è appunto. Chi sono i paesi? Cioè, ma perché l'Italia è maiala? Vabbè, io avrei tantissime risponde, facile rispondere, però non è quello, no, non in quel senso lì, no. Economicamente l'Italia è un paese maiale, perché? È stato un grosso dibattito per capire, per trovare la qualità, la caratteristica che definisce il paese europeo maiale rispetto agli altri, cioè perché dovrebbe essere. Cioè, il criterio deve essere tale da riunire solo i paesi maiali, non metterci dentro quegli altri, perché sennò allora si fa confusione. Bene, e alla fine, per esempio, tutti quelli che dicono i paesi maiali sono quelli che hanno il debito pubblico più alto possibile. Il Belgio ha un casino di debito pubblico e non è maiale. Allora il criterio deve essere un altro. Dai e dai che ci dai. Bene, alla fine abbiamo trovato il criterio della maialaggine. I paesi maiali sono quelli che hanno la bilancia commerciale in rosso. Quelli per i quali le esportazioni sono maggiori delle importazioni. Scusate la rovescia. Le mie importazioni sono maggiori delle esportazioni. Ho trovato qua, ecco, ho fotocopiato, ecco, per questo dico subito la mia fonte, per questa seconda parte mi sono molto affidato al libro di Bagnai, Il tramonto dell'euro, che è una sorta di enciclopedia dello stato attuale dell'euro. Ecco, mi sono permesso di fare delle fotocopie, tabelline dal libro di Bagnai che mi paiono tre disegni grafici molto esemplificativi. Ecco, il primo appunto è proprio questo, ecco, le partite correnti è il bilancio, la differenza delle esportazioni e importazioni, cioè il saldo delle
della bilancia commerciale. Ecco, la prima figurina. La prima figurina mi mostra il saldo della bilancia commerciale in tutti, in alcuni paesi dell'Eurozona, vabbè, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo, Spagna, ecco, per vedere chi sta sotto, cioè chi è in deficit e chi è in avanzo. Ecco, si vede chiaramente che fino al 2000 più o meno sono lì che si contendono, qualcuno va su, qualcuno va giù, eccetera, eccetera, ma poi sicuramente dal 2000 tutti precipitano sotto lo zero, cioè finiscono in rosso, cioè importano di più di quello che esportano, e c'è uno solo che sta aumentando come un maledetto le proprie esportazioni, ecco, naturalmente è la Germania. Ecco, la Germania è esportatore netto, e qua si vede in una maniera sconvolgente, perché notate, praticamente aveva l'esportatore netto, cioè differenza di esportazioni e importazioni, era in pareggio, quella bilancia commerciale era in pareggio attorno al 99-2000, dopodiché va a 200-250 miliardi di dollari nel 2007-2008, per dirlo più o meno, ecco, quindi ha un boom delle esportazioni. Allora la rovescia: se i paesi magari hanno importazioni maggiori delle esportazioni, il centro ha invece esportazioni maggiori delle importazioni. Ecco, qui naturalmente il centro clamoroso è la Germania. Dunque la seconda figurina mi spiega un'altra cosa molto importante. Ecco, a questo punto i maiali sono, comprano merci, beni di consumo dal centro, va bene? Naturalmente ne comprano, non riescono a pagarle con le esportazioni che sono minori, pagano la differenza con la moneta che c'è, non ci sono accordi di clearing, e quindi si paga con la moneta che sono gli euro. Allora gli euro, immaginate, ci sarà una corrente di euro che dai paesi maiali va verso il centro, ecco, sono gli euro che se ne vanno per pagare il saldo, perché il saldo viene pagato in moneta. Ecco, la moneta ha un difetto: se io la tengo in tasca non mi dà nessun rendimento. La soluzione più intelligente allora è un altro, che investirlo, imprestarlo, se non ai privati, almeno ad uno Stato che mi garantisce di più. È quello che succede, perché la moneta che dai paesi maiali è arrivata al centro viene restituita dal centro ai paesi maiali in cambio di titoli di Stato dei paesi maiali. Cioè, la cosa divertente è quando ci si viene a dire che sì, la Germania poverina ci ha prestato tanti soldini, adesso li vuole indietro, tanti soldini, eccetera, eccetera, e quindi è stata una benefattrice nei nostri confronti. Sì, d'accordo, si dimentica che la Germania ha comprato i titoli di Stato italiani! Non ha avuto nessuna remora a comprare i titoli di Stato di un paese maiale! Ha comprato anche i titoli di Stato greci, spagnoli! E la seconda figurina ci fa vedere proprio... Ecco, è il saldo delle partite correnti col saldo delle partite finanziario. E poi Bagnai lo spiega, è esattamente speculare. Dal 1900, dal 2000 più o meno, quando la esportazione, cioè, quando viene, come si chiama? Questo scusate, per l'Italia, e questa è l'Italia, dimenticavo, ecco. Il saldo delle partite correnti è la linea grossa. Ecco, avevamo dei problemi, eravamo in rosso, poi c'è stata quella grande manovra del governo Amato, ce la ricordiamo, con la svalutazione della lira. Dunque tenete presente, mediamente il 20% di svalutazione. Abbiamo svalutato la lira nel 92-93 del 20%, dopodiché l'effetto si è visto straordinario, perché guardate, eravamo a meno, come bilancia commerciale, a meno 30, più di 3, bene, dopodiché siamo arrivati a più 40, eccola qua. Ecco, a questo punto ciò ha fatto molto arrabbiare i paesi che importavano le merci italiane, perché l'Italietta vendeva, eravamo il made in Italy, era straordinario. Dopodiché, ecco, si è ridotta fino appunto in quel momento al massimo 39 di esportazioni, miliardi, cosa sarà? E ecco, la cosa divertente è questa, che quando si esporta, si esportano merci, si esportano anche capitali, per cui esportavamo capitali per 39 miliardi, eravamo esportatori di capitali. Dopodiché la Germania che per lei ci hanno costretto all'euro, la impossibilità di fare svalutazione,
A questo punto, senza svalutazione, non riusciamo a piazzare i nostri prodotti all'estero neanche morti. Risultato, le esportazioni sono calate, le importazioni sono aumentate, infatti la bilancia, il saldo delle partite correnti è diventato negativo, vedete che precipita, e contemporaneamente il saldo finanziario, che non ho mica capito, stanno arrivando capitali, stiamo importando capitali e passa per appunto importazione, come se è positivo, gli mettiamo il segno più, giustamente Bagnai dice: guardate che da questo momento siamo diventati importatori di merci e di capitali. Ecco perché viene fuori una cosa curiosa, che a questo punto il paese maiale, che è quello che è importatore di merci, diventa anche importatore di capitali. Allora la rovescia, il centro, che è esportatore di merci, diventa esportatore di capitali. È l'ultima tabellina che ho portato. Anche qui, ecco, il credito debito estero netto di alcuni paesi dell'Eurozona, miliardi di dollari. Anche qua si vede che tutti i paesi maiali finiscono debitori verso l'estero, e ce n'è uno solo che rimane creditore verso l'estero. Il creditore è la Germania, tutti gli altri sono debitori, quindi sono i nostri creditori. I tedeschi sono i nostri creditori. Ecco che voi capite che in questa maniera siamo completamente lontani, differenti dal meccanismo della Germania nazista, che era proprio l'opposto. Ecco, la Germania nazista, che aveva un problema di incamerare capitali, la Germania della Merkel ha un problema alla rovescia di esportare capitali. Ecco. Oh, dunque, dimenticavo un'altra cosa. Sì, no, volevo soltanto, qui mi sono segnato una frasettina proprio, perché bisogna ricordarselo questo. Ricordatevi: se esportate merci, esportate capitali; se importate merci, importate capitali. Quindi l'Italia, che importa merci a saldo, importa capitali. Ecco, la pagina 58, Bagnai lo dice, ma è una cosina che di solito non si dice mica, perché sembra... l'importazione di capitali significa o che comprano titoli del debito pubblico, questo è evidente, oppure anche che comprano le nostre imprese. Ecco, ricordarselo. Ecco, 58, scusate, eccolo qua. No. Ho sbagliato la citazione, non la trovo. Ecco, no, forse era qua. Ecco, sì. Vabbè, non lo trovo, è inutile che ci stia a perdere tempo. La cosa importante sarà che, l'avevo dimenticato per chiudere, che in questa maniera, essendo noi importatori di capitali, paghiamo, non è un gioco a somma zero, paghiamo interessi sui titoli di debito pubblico e dividendi sulle azioni acquistate, che so, dalla Krupp, da tutte le imprese tedesche che hanno acquistato gli asset italiani. Ecco qui la frase che andava bene di Bagnai. Ricordarsi che gli investimenti diretti esteri sono una passività, sono debito estero, e un debito anche piuttosto caro, dato che normalmente la remunerazione di un investimento azionario è più elevata di quello di un titolo pubblico. La vendita dei gioielli di famiglia è quello che di cui stiamo parlando. Ecco, per risolvere i nostri problemi dovremo vendere anche gli ultimi gioielli di famiglia. Rischia di essere un rimedio peggiore del male dal punto di vista dell'economia del paese. Significa contrarre debiti esteri costosi, vendendo aziende che fanno profitti, per ridurre un debito pubblico che è sì preoccupante, ma che può essere gestito anche in un modo meno disastroso per il paese. Ma siccome i nostri governanti non sanno una massa di
teoria economica, questa è la mia opinione, almeno non sono aggiornati sulla teoria economica, ebbene a questo punto queste cose le ignorano. Risultato, ecco, la... ci potrebbe essere una soluzione però spontanea, ecco, il mercato metterebbe in opera una soluzione spontanea, che sarebbe quella: un paese che gli arrivano soldi, paese che ha esportazioni maggiori delle importazioni, la propria moneta, perché qua bisogna introdurre la moneta, ci siamo dimenticati che qui ci sarà, qui c'è la moneta del paese esportatore, mentre questa è la moneta del paese importatore. Naturalmente a queste condizioni la moneta del paese esportatore è esportatore non solo di merci ma addirittura di capitali, è preferita perché è sicura, è garantita, i fondamentali di questo paese del centro, guardate, sta benissimo, esporta merci, esportano capitali, sono grassi e ciccioni, la moneta del paese esportatore aumenta, cosa vuol dire? Che il cambio si apprezza, bene, il cambio si apprezza, le merci estere, le merci del paese esportatore aumentano di prezzo rispetto alle altre monete, questo sarebbe il meccanismo spontaneo, dopodiché le esportazioni, così dice la teoria liberista, quella che mi insegnavano a scuola, che le esportazioni a questo punto diminuiscono perché sono diventate più care, perché la moneta, tanto per intenderci, il marco costa di più, le importazioni invece, mettete caso i prodotti italiani, la rovescia avviene qua, invece la moneta del paese importatore invece si svaluta, quindi le importazioni invece quindi costano sempre di meno, con la liretta si riesce a esportare, le importazioni crescono e vale la rovescia nel paese, nella periferia. Risultato, ecco, dice la teoria liberista, quella che ci piace tanto, il libero mercato, dice che questo meccanismo, lasciato funzionare come fosse un libero mercato, porterebbe alla fine che le esportazioni calano, le importazioni aumentano, lo stesso vale, la rovescia vale per il paese, per i paesi maiali, le esportazioni aumentano, mentre le importazioni diminuiscono, e verrebbe fuori un risultato straordinario per entrambi, perché entrambi si troverebbero con le esportazioni uguali alle importazioni e quindi col bilancio commerciale in pareggio e altrettanto la bilancia dei pagamenti. No, perché a noi non ci piace la teoria del libero mercato, lo diciamo, ci riempiamo la bocca, ma non è così che facciamo in realtà. Perché cosa ha fatto la Germania? Non bisogna fare la moneta unica, E la moneta unica non è, allora, e qui è una cosa divertente di Bagnai, molto intelligente secondo me, la moneta unica non è una moneta uguale per tutti. L'euro non è una moneta. Siccome i paesi sono asimmetrici, l'euro è una moneta condivisa da paesi differenti. Allora esiste l'euro italiano, l'euro tedesco, l'euro spagnolo e così via. Ci sono tanti euro, tanti quanti sono i paesi contraenti, quelli che partecipano alla moneta unica, soltanto che il rapporto, immagina, prendo l'euro Italia e l'euro Germania, si chiama la stessa denominazione ma sono diversi, perché noi siamo maiali e loro invece non lo sono, bene, a questo punto il rapporto, sono due monete diverse, in un rapporto di cambio 1-1, ed è fisso come i nazisti. Dopodiché il meccanismo di riequilibrio spontaneo del mercato non era più, e quindi il vantaggio del centro sarà come il diamante per sempre. Questo, quindi ecco qui, allora viene fuori, ma come? Siamo il più lontani possibile dalla Germania nazista e poi mi torna fuori il cambio fisso. Io la vedo così. I tedeschi studiano la loro esperienza nazista perché se la ricordano, e come, perché si erano molto inorgogliti a quel tempo, si sono sentiti grandi, capaci di fare storia, continuano a ricordarsela, naturalmente con tutte le riserve del caso, basta con la persecuzione degli ebrei, anzi tutti quanti andiamo ad Auschwitz e ci
prostriamo davanti al monumento dell'Olocausto, ci mancherebbe altro, però non buttiamo via tutto. Ecco, è come se noi studiassimo il fascismo dicendo, beh, il fascismo ha fatto delle cose terribili, però ci sono anche delle cose giuste, che so, per esempio l'opera nazionale maternità e infanzia, non lo so, le colonie marine, che so, il littoriale a Bologna che continua ad essere sempre quello e nessuno lo vuole cambiare, non ce la facciamo a fare Romiglia perché ci piace lo stadio del Duce, ci va bene, ma lì nell'arco lì dov'è, lì c'era la statua del Duce, la statua del Duce non c'è più, l'abbiamo tolta, però lo stadio è rimasto quello, ecco. Smantelliamo i simboli del fascismo, ma manteniamo le sue opere pubbliche perché non siamo più capaci di farle, o perché ci servono tanto queste opere pubbliche. Risultato, altrettanto i tedeschi hanno, secondo me, riflettuto sulla moneta nel grande spazio, buttato a mare quello che è assolutamente da cambiare, è impraticabile oggi nella democrazia, ma sono invece assolutamente condivisibile, gli elementi che sono condivisibili che vengono invece mantenuti. Risultato, e vorrei qui chiudo, vabbè, soltanto per raccontarvi delle cose. Ah, ecco, no, ecco, la prima cosa importante è questa. A luglio è uscita una notizia importantissima da parte del Fondo Monetario Internazionale che nessuno ha, secondo me, raccolto con la dovuta importanza. Il Fondo Monetario Internazionale ha fatto un rapporto, un dossier sull'Europa, è stato bloccato per 48 ore perché ci sono state delle proteste, va bene, dopodiché, quando la collega dice, ragazzi, ci sono paesi che stanno nella periferia d'Europa, esiste un centro ed esiste una periferia. Ci sono paesi che sono periferici, ci sono paesi che sono invece, dicono, non centro, core, molto americano, ecco, paesi core e paesi periferia. I paesi core sono, secondo il rapporto del Fondo Monetario del luglio 2013, si sono incassati come delle bestie per questa cosa qua. Perché? Allora, nel core c'è la Germania, la Francia, l'Austria, ovvio, ci mancherebbe, Belgio, Olanda e Lussemburgo. Mentre invece nel paese, i paesi periferia sono Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia, Spagna. I PIGS, i maiali sono stati riconosciuti come tali dal Fondo Monetario Internazionale, il quale dice quindi c'è una nuova linea di fallo. Ecco perché si sono arrabbiati, il dossier è stato bloccato per indicati 5 paesi principali periferici, bloccato per 48 ore perché dicono no, siamo uguali, io valgo di meno, io Italia valgo di meno della, sì, vali di meno della Germania perché importi, cretina, prendi atto, e che non sei capace di rovesciare la bilancia commerciale. Ecco, dice il fondo, al fondo monetario la questione è diventata seria. In gioco non ci sono più solo nomignoli informali, PIGS, vabbè, l'acronimo per i nomi, no, c'è la scoperta di una linea di faglia dentro l'Europa, come se l'Europa fosse di nuovo divisa da una nuova cortina di ferro, ma questa volta misurata dai tassi di interesse. Cerchio interno, cerchio esterno. La Germania ha realizzato il cerchio interno e il cerchio esterno teorizzato dagli ideologi nazisti. Secondo, il rapporto, questa dipendenza delle esportazioni di merci e di di capitali porta a una dipendenza dei paesi maiali nei confronti della Germania, dipendenza che viene confermata dalla cosa, questo qui cosa siamo? 31 marzo 2013 dal programma di bilancio, dal progetto di bilancio del governo Letta, in cui, ecco, il PIL, no scusate, la cosa, ecco, l'indebitamento, il deficit statale è al 3% come stabilito dai eurocrati di Bruxelles, che con 3% di indebitamento, con 48% di entrate,
L'entrate dunque, cercate di capire, abbiamo un deficit, secondo questo rapporto, del 3%, le entrate sono il 48%. Allora sarà il 4. Eh? Sarà il 4 allora. No, aspetta, no. Sarebbe per dire. Le entrate sono il 48%, ora lo derotti, le spese primarie sono 46%. No, io capisco. Se le entrate sono 48 e le spese sono 46, come facciamo ad avere un debito del 5, un deficit del 5? Perché le spese in conto interessi sono del 5,5%! Cioè, vuol dire che quest'anno gli italiani pagheranno il 5,5% del PIL interessi ai creditori del debito pubblico! 90 miliardi, insomma. Vabbè, le cifre... No, ma la cosa più divertente è che c'è un programma... Questo qui è il 2012, scusa, questi qui sono i dati del 2012. Poi c'è la nota del DPF, del DEF, eccetera, la relazione al Parlamento, eccetera, eccetera. C'è la 5,5. Nel 2013 sarà 5,6. E nel 14 sarà 5,9. Ma voglio capire, l'economia va in malora e la percentuale di debito pubblico sui tassi, la percentuale di spesa pubblica a interesse aumenta? Eh certo, perché... Ma cala il PIL, dovrebbe calare. No, cala il PIL aumenta, ecco. Quindi non riusciamo a liberarci, appunto, di questa cosa qui, di questo peso qui, che paghiamo ai nostri creditori. La cosa divertente è che... La cosa divertente, concludo questa mia, come io vedo la situazione attuale, tutti i buoni cristiani recitano il Padre Nostro e tutti i buoni cristiani ogni volta che lo recitano ogni domenica lo finiscono: Signore, rimetti a noi i nostri debiti perché noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. La Germania, i tedeschi andranno all'inferno! È successo nel 45! Sto prevedendo che finiranno ancora, perché sono incapaci di rimettere il debito ai loro debitori! Perché c'è una piccola cosa. Il termine, tu lo sai, il termine debito come si dice in tedesco? Che vuol dire? Colpa! Il debitore è colpevole! Il creditore è salvo! Italiani, secondo i tedeschi, andrete all'inferno. Io sono cattolico, ma all'inferno loro, perché il Padre Nostro dice diverso. Rimetti a noi i nostri debiti, Signore, anche quelli che abbiamo verso la Germania! Vedo qualcosa, anche se mi rendo conto con questa cugina così, no? Oggi sei arrivato proprio, c'è il seccato da sicuro. Pietoso. Però ci provo. C'è una cosa interessante, c'è una differenza tra il Großraum tedesco, il nord tedesco, e diciamo il loro, ovviamente, che alla base del Großraum, come si dice, c'è questa strategia di import led. Io penso, però insomma importa, cioè fondamentalmente diciamo, la Germania importa dall'Europa senza esportare. Oggi ovviamente c'è una strategia, diciamo, di esportazione, export led, che la Germania ha cominciato ovviamente a sviluppare già negli anni 50, proprio sulla base di quel sistema di comparto, perché diciamo quel sistema degli anni 50 che era uguale al sistema del credito, fondamentalmente la Germania già cioè, sfrutta il 50-51, perché ha una crisi della bilancia dei pagamenti molto forte, importa molto più di quanto si porta. La guerra di Corea fondamentalmente porta a una crescita dei consumi, quindi una crescita delle importazioni, e senza crediti da parte dell'Unione dei pagamenti europei la Germania non sarebbe riuscita a superare questo
sono questa che risiede la bilancia dei pagamenti, per cui avrebbe dovuto introdurre dei controlli alle importazioni, eccetera. Nel momento in cui riesce a superare questa crisi, ovviamente lo sviluppo interno tedesco e tutta una serie, poi c'è un dibattito enorme su perché la Germania diventa, entra diciamo, nel miracolo economico, però fondamentalmente il miracolo economico è caratterizzato da un surplus di esportazioni, e la critica a questa politica tedesca nasce sostanzialmente con gli anni 50, la stessa critica che si fa oggi alla Germania, cioè di non garantire l'equilibrio all'interno dell'Europa forzando, non diciamo, consentendo agli altri stati diciamo, di esportare in Germania e di pareggiare quindi il saldo del bilancio dei pagamenti intereuropeo. Questa diciamo, questa critica viene fatta già negli anni 50 e viene poi diciamo, ripetuta fino a oggi. C'è stato l'articolo di Paul Krugman sul New York Times che dice questo, fondamentalmente la Germania è la responsabile fondamentalmente della crisi dell'euro, no? Non sono i paesi diciamo, come la Grecia che hanno diciamo, non sono loro colpevoli e responsabili di questa crisi, ma la Germania stessa, perché diciamo, questa politica di diciamo, questo continuo accesso alle esportazioni porta fatalmente ovviamente a una crisi dei paesi periferici. Ora quindi io direi però diciamo, la domanda è se queste critiche alla Germania sono vecchie come la Germania stessa, come la BRD, non nascono negli anni 50, erano fino a oggi, perché le elite europee ovviamente hanno accettato di entrare in un sistema comune? Qual è l'interesse? Allora, diciamo, diverse risposte sono possibili. Una che mi sembra molto convincente viene data da un libro recentemente di Bernard Moss, che dice, che diciamo, definisce ovviamente l'euro come la realizzazione del progetto neoliberista. In che senso? Le elite nazionali, tramite diciamo, l'adesione al patto ai criteri del patto di stabilità, che sono ricalcati sulla Germania, ovviamente, cosa fanno? Riescono ovviamente a presentare come vincolo esterno l'imposizione di bassi salari all'interno, quindi fondamentalmente la diminuzione dei salari all'interno di tutti i paesi periferici può essere presentata come un vincolo esterno, cioè non sono qualcosa di imposto dalla Germania, mentre invece è qualcosa che diciamo, le classi dirigenti dei paesi periferici hanno voluto, perché serviva a mantenere basso il conflitto sociale interno e abbassare i salari. Quindi oltre ovviamente a un progetto tedesco c'è un progetto delle elite dirigenti dei paesi che hanno aderito all'euro. Infine c'è una questione del debito tedesco, una piccola possibilità, oltre al debito di Kirin c'è la questione fondamentale del debito verso la Grecia. Cioè la Grecia adesso sta, c'è questa discussione su questo in Grecia, mentre diciamo, per tutti gli altri paesi la Germania durante la seconda guerra mondiale chiede dei costi di occupazione, no? Che sarebbero quelli diciamo, che le commissioni internazionali consentono diciamo, di chiedere al paese occupato, cioè costi per mantenere diciamo, tutte le occupazioni. Oltre a questo però la Germania alla Grecia chiede qualcosa in più durante l'occupazione, chiede un prestito di occupazione, cioè una diciamo, diversamente diciamo, dei crediti che diciamo, lo Stato greco garantisce l'occupazione tedesco, non come pagamento delle spese di occupazione come fanno l'Olanda, la Danimarca e tutti, ma come un prestito vero e proprio, ed è registrato così nei documenti tedeschi, tanto che nel 1944 alcuni funzionari del Ministero dell'Economia tedesca cominciano a calcolare come si può ripagare questo prestito che, diciamo, che la Grecia ha dato alla Germania, perché lo considerano diverso da tutto il resto dei pagamenti. E diciamo, la Grecia oggi si appella ovviamente, anche qui ovviamente nel 1959 il premier greco va in Germania e pare che abbia stabilito un patto diciamo, di cui non si è ancora trovata in realtà evidenza documentare, però un patto diciamo, verbale secondo cui la Grecia rinunciava tutto questo alla Germania, e diciamo, siccome non c'è prova evidenza documentare di questo, oggi la Grecia chiede ancora questi soldi fondamentalmente, diciamo siamo noi che dobbiamo avere i soldi da voi, no? E infine diciamo, direi fondamentalmente che oggi c'è una strategia diversa, che è questa strategia fondamentalmente fondata sulle esportazioni di merci e capitali,
Mi sembra interessante, c'è un film uscito qualche anno fa che si chiamava L'amico di famiglia, in cui che è la storia di uno strozzino che fondamentalmente presta soldi alla gente e tramite questi soldi, diciamo, che presta alla gente, fondamentalmente entra nella vita, si appropria delle loro vite, per cui decide anche la bomboniera di nozze della figlia della persona a cui prestare soldi. Mi sembra molto interessante per caratterizzare questa strategia di oggi, no? Questo capitalismo da strozzini. E infine un'altra cosa, dopo l'89 come è cambiata la Germania dopo l'89? Questo è anche interessante. Prima di allora la Germania aveva per la Germania, diciamo, l'integrazione europea è stata sempre uno strumento per riaccreditarsi nell'ambito internazionale, no? La Germania è sempre stata uno stato con un'identità problematica nel secondo dopoguerra, sia per il passato nazista, perché era verso la guerra, per la divisione, che era il segno intangibile di questo. Per Adenauer quella che si definisce la Westbindung, cioè il collegarsi continuamente all'Ovest, no? Cercare il più possibile di inserirsi nelle strutture che erano create dagli Stati Uniti e dall'Europa, era un mezzo per riaccreditare la Germania, cioè questa identità nazionale debole si riscattava appunto su questo piano, no? Quindi promuovendo il più possibile l'integrazione europea, eccetera. Però con il 90, diciamo, con la riunificazione tedesca, questo bisogno della Germania di raccreditarsi sul piano internazionale attraverso l'integrazione delle strutture finisce fondamentalmente, perché la Germania ridiventa quella un paese normale, no? Una nazione come le altre, non c'è più la divisione. Paradossalmente dalle altre nazioni, diciamo, da parte degli altri stati europei invece c'è sempre più il bisogno di integrare la Germania di cui si ha paura, per quel discorso che facciamo prima, no? Voglio così bene la Germania che preferisco lui, cioè, Leotti, diciamo, per reintegrare, diciamo, la Germania in un sistema, per mantenere sotto controllo questa nuova potenza di cui si ha paura, si cerca il più possibile di integrarla all'interno delle strutture internazionali. Quindi si rovescia paradossalmente la politica precedente, e questo fa sì però, diciamo, che la Germania oggi, cioè, questo spiega molto secondo me della politica della Merkel, di questo, e anche fondamentalmente di questo nazionalismo profondo che adesso ha portato i tedeschi a votare e appoggiare una soluzione, un governo che non vuole una soluzione fondamentalmente della crisi dell'euro, no? Tramite, diciamo, la creazione di meccanismi di ridistribuzione, tramite un sistema di credito che garantisca la solvibilità degli stati in crisi. Questo ritorno nel nazionalismo tedesco non va confuso ovviamente con un ritorno nel nazionalsocialismo, non è assolutamente questo, però effettivamente è un elemento con cui va fatto i conti. Perché? Perché è una cosa che fondamentalmente, diciamo, interessa un po' tutto lo spettro politico, anche la sinistra, no? Ricordiamo che la normalizzazione della Germania dal punto di vista della politica internazionale, la partecipazione alla guerra del Kosovo, è stata, diciamo, decisa da un governo di sinistra in cui erano presenti i Verdi, che erano fondamentalmente i paladini della cultura antimilitarista e antinazionale tedesca. Quindi con l'89 tutte queste culture che erano a margine, ovviamente, che erano fortemente critiche verso la Germania, che erano addirittura fatto dire a qualcuno che la Germania andava verso un'entità post-nazionale, col 90 si sono tutte reintegrate nel discorso nazionalista. Ed è secondo me questo quello con cui oggi stiamo facendo i conti. Il nazionalismo serve a far sì che, diciamo, la Germania, che l'opinione pubblica tedesca si diffonda l'idea che la crisi è determinata dai ladroni greci che consumano, vanno al caffè e non lavorano. Queste forme di nazionalismo sono molto, diciamo, diffuse in Germania, secondo me, diciamo, determinano molto il comportamento, diciamo, dei tedeschi, l'appoggio a un governo o un altro. E niente, con questo ho finito. A questo punto posso fare un'aggiunta sempre, ecco, cito Bagnai, che è divertente, perché ha fatto, ecco, perché la questione, appunto, siamo debitori, quelli là sono spendaccioni, fannulloni, eccetera, eccetera, hanno fatto dei debiti come degli accidenti, mentre noi siamo le formichine, eccetera, eccetera.
Dunque il Fondo Monetario Internazionale, no, che poi aveva già stabilito e adesso è stato recepito nel 2011 dalla Commissione Europea, non mi ricordo più quale, qua è scritto, che così come i deficit della bilancia commerciale sono degli elementi di squilibrio, sono elementi di squilibrio anche degli avanzi della bilancia commerciale, vanno corretti. Così come l'Italia deve correggere, deve, mi fa dicere un compito, deve correggere i suoi disavanzi, bene. Secondo il trattato, secondo questi ultimi accordi 2011, anche gli avanzi, l'avanzo commerciale della Germania dovrebbe essere corretto. Cosa dovrebbe fare? Che la Germania dovrebbe importare di più e esportare di meno. Ma la cosa divertente è, ma perché sul debito, ecco qui volevo citare questa frasettina, cioè Bagnai è uno poi che si scrive in una maniera molto, molto frizzante, ecco. Dice, i nostri fustigatori del malcostume, quelli che dicono siete dei debitori, appunto, tu che sai in Germania, l'opinione è questa, che c'è? Sì, veramente. Come siamo noi? Cioè, noi italiani. Gli ambienti. A pochi fare. Sì, l'opinione comune è quella lì. Sì, diciamo, chi vota a darci. Allora, dice, i nostri fustigatori di malcostume valutario sono in fondo della stessa lista di quelli che per millenni hanno lapidato le adultere, ignorando il fatto che il sesso, come il mercato, è una cosa che si fa almeno in due. E già, se ci sono le adultere, devono esserci anche gli adulteri. Ma l'idea, come ricorderete, era che quello che per una donna era vergognoso fosse per un uomo motivo di vanto. Il debito è una vergogna, il credito è un vanto. Creando gli stessi problemi sia il debito che il credito dal punto di vista economico, essendo esattamente qui equivalenti, perché sono due squilibri, uno positivo e l'altro negativo, che fanno uscire dalla posizione di equilibrio del commercio, del mercato. Ecco, io ci sono. Sì, allora volevo solo aggiungere un elemento, perché questa cosa che hai rappresentato qua funzionava, era così quando le cose andavano bene, cioè questo va sottolineato, cioè prima della crisi del finanziario del 2008-2009, cioè quelli erano gli squilibri preesistenti, perché c'era una domanda per cui noi importavamo e per cui noi potevamo e prendevamo a prestito soldi dal centro. L'austerity imposta e il crollo del consumo imposto dalla crisi paradossalmente ha riequilibrato quella cosa lì. Qui il grafico finisce, ma già si vede che ci sono delle controtendenze, per cui per esempio il debito estero nostro sul 130% del PIL, quello estero adesso è grosso modo al 20%, cioè una cosa proprio pochi, cioè è rientrato tantissimo in questo periodo, quindi questo va molto ridimensionato intanto come discorso. E la seconda cosa che vorrei sottolineare è che cioè non è mica vero che la Germania è un paese creditore, la Germania ha un debito pubblico che viaggia attorno al 90% del PIL. No, creditore commerciale? Creditore commerciale, certo, sì, sì, ma siccome noi siamo debitori si fa sempre riferimento al debito pubblico. Scusa, qua dice creditore estero netto. Sì, sì, certo, però siccome si parla sempre di debito pubblico prevalentemente ed è la grossa colpa che ci accredita, che ci addebita, è questa. E quello che invece va detto è che anche loro stanno avendo un grosso debito pubblico, soprattutto per finanziare i mini job che gli serve per mantenere basso il costo del lavoro. Quindi, che sono tra l'altro, se andiamo poi a vedere, degli aiuti indiretti alle imprese, quindi anche quelli sono, delle, come dire, da un punto di vista concorrenziale dovrebbe essere anche sanzionato, insomma. Sì, no, questo è vero, cioè, fondamentalmente è vero, perché dunque intanto si vede la prima e la terza figura non sono omogenee, perché mentre la prima finisce al 2011 la terza finisce al 2009, cioè prima della crisi, ecco. E allora si vede appunto nella prima che le partite correnti, il saldo della bilancia commerciale tedesca sta diminuendo, si vede nella prima, mentre invece il saldo patrimonio finanziario non diminuisce. Ma perché? Perché finisce la serie finisce al 2008, e infatti io non ho indicato da dove vengono presi questi grafici, ecco, sono rapporti del Fondo Monetario, soltanto che il primo è il Fondo Monetario edizione 2012, mentre questo, il terzo, è il Fondo Monetario edizione 2010, per cui non può essere vista la questione. Ecco, l'altra questione, però sicuramente anche nel terzo, il credito sta diminuendo. Perché?
perché l'avevo segnata, ma non c'era, non, mi pareva che non ci fosse tempo, però invece è importante per quello che ci aspetta in futuro ricordarvi che noi paghiamo, ecco sì, bisogna aggiungere ancora qui perché per forza è sempre sto giochino qua che corre, perché è vero, paghiamo gli interessi e i dividendi, in questo caso soltanto interessi perché è soltanto debito pubblico, dai paesi, i maiali al core, come si dice, va bene, ma però c'è una cosa che alla scadenza bisogna restituire il debito, cioè non è che sta lì, bisogna restituire il debito. Dobbiamo pagare il valore capitale. Prima o poi, appunto. Allora, siccome la Germania è un po' preoccupata di quel poi, ha detto prima possibile. Non solo prima, ma poi dovete obbligarvi. E ha costruito un accordo che si chiama Fiscal Compact, che è stato votato dal Parlamento italiano come norma costituzionale col 75% dei voti, più del 75% dei voti, per cui non è sottoposto, non è possibile revisionarlo. Dove eravate quando questo è successo? E che c'è in questo Fiscal Compact su cui è calato un dico silenzio, non se ne parla più? Il Fiscal Compact fisse due cose. Il primo è che il bilancio pubblico dal prossimo anno deve essere pari a zero. Scusate, il bilancio, il deficit. Prego? Quest'anno? 3. Prossimo? 0. Non è 0,5, no, un 0,5 c'è consentito. Cioè, il prossimo anno tutte le spese devono essere coperte dalle entrate. Sì, ma guarda, ma nelle entrate ci sono anche gli interessi coperti dalle entrate. Per cui abbiamo già il 5% di interessi da coprire con delle entrate. Quindi la mia previsione è, scordatevelo, la riduzione del carico fiscale. Ma questo è solo il primo elemento. Perché il secondo elemento è che i paesi che sono in debito, che hanno debito, lo devono portare al 60% entro 20 anni. Per legge costituzionale. Quanto abbiamo noi di debito pubblico? 120. Ah, l'altra cosa è divertente, questa ve la devo dire, me la sono raccolta perché ecco, il governo Monti è nato per ridurre il debito pubblico. Il cavolo! Dunque, quando c'era Berlusconi, il nostro debito pubblico al 2011 era il 120% del PIL. Oggi, febbraio 2013, ed è cresciuto, dopo un anno di governo Monti, 128%. Il governo Monti ha aumentato il peso del debito pubblico sul PIL! Questi sono i successi! Beh, se vediamo quei suoi successi in politica, è evidente che saranno gli stessi anche in economia. Dopodiché, mettiamo 120, per comodità, perché mi vengono meglio i calcoli. In realtà abbiamo già superato il 120, perché stiamo navigando verso il 130. Bene, a questo punto dobbiamo portarlo al 60%, cioè cosa vuol dire? In 20 anni dobbiamo dimezzarlo, da 120 al 60%. Bene, quant'è il debito pubblico più o meno per sapere di che morte moriamo? 3.000 miliardi. La metà sono 2.100. 1.000 miliardi diviso 20 fa 5. Scusa? No, 50, ecco sì. 50 miliardi di restituzione del debito. 50 miliardi all'anno. Allora, no, immaginate, no, è divertente, ragazzi, cioè, qui ci hanno cucinato in una maniera. Dunque, allora ci vuole che le entrate devono essere uguali alle uscite, d'accordo? Va bene, le entrate si chiamano tasse, le uscite sono la spesa pubblica. Sì, d'accordo, però ci mettiamo anche più, ci mettiamo anche gli interessi, per cui se bisogna, siccome adesso siamo a, le entrate sono minori delle uscite per il 3%, va bene? Quindi bisogna ridurre il 3% e portarlo a zero. Ma ricordatevi che quindi bisognerà aumentare le tasse, Bene, però così aumentiamo anche la spesa pubblica. No, il cavolo, perché la spesa pubblica deve diminuire perché gli interessi restano invariati. Dopodiché non basta. Siccome il Fiscal Compact, seconda parte, dobbiamo cominciare a restituire il debito da qua a 20 anni! Io non vedrò la fine di questo debito. Non ho fatto i miei calcoli, data la mia tabella dell'età, la tavola di mortalità,
Io non vedrò, io il giorno che muoio gli dico vado. Vabbè, sono piccole soddisfazioni che uno si prende, che buono, dico, raga, cioè, pariranno i miei figli, i miei nipoti, ecco, ma ecco, quelli che vedo in giro che hanno i capelli bianchi possono essere sicuri che si risparmieranno, si pagano le ultime rate del debito alla grande Germania. Dunque, no, appunto, ce ne sono 50 più? Abbiamo detto 50 miliardi di restituzione. Quindi non soltanto bisogna ridurre le spese per coprire gli interessi, ma bisogna aumentare le tasse per restituire il debito, perché il debito va restituito. 20 anni. Vent'anni. Questa è una rapina sistematica che dal punto di vista economico è peggio del Terzo Reich, con una sola differenza, che allora c'erano dei treni che partivano dall'Europa, dalla periferia dell'Europa, e portavano verso Berlino i vagoni piombati, c'erano degli esseri umani. Oggi, appunto, ecco l'aspetto farsesco con cui avevo cominciato. Oggi ci sono dei vagoni piombati, metaforicamente, mi raccomando, non prendetemi sul serio, vagoni piombati che dalla periferia si dirigono verso la grande Germania, portando i nostri risparmi. Un miglioramento. Non sono più esseri umani, sono capitali. Ma i treni, i vagoni piombati, ci sono oggi come allora. Dite la vostra disperazione e poi sperate di avere la pensione. Ma cosa possiamo fare? Intanto cominciare a far pagare le tasse, perché 90 miliardi scontati alle aziende del lotto, delle slot machine, praticamente condonati, più ci sono quasi 120 miliardi condonati ai vari istituti di crediti accusati di usura, questo mi sembra veramente... Sì, ma sarebbero soldi che poi finiscono in Germania. Allora, no, perché c'è una cosa di strana che bisogna tenere presente. In Giappone ha un debito pubblico che è più grande del 200% del PIL. Ecco, 240% del PIL. Ecco, benissimo. Nessuno parla male del Giappone, non c'è nessun attacco speculativo contro lo yen. Ecco, a questo punto, ma perché? Perché la gran parte del debito pubblico giapponese è in mano ai giapponesi. Cosa vuol dire? Che se a un certo punto io sono sono creditore verso lo Stato giapponese di titoli, sono però anche un giapponese. Per cui se lo Stato mi paga, i soldi restano comunque nella patria. Al punto che Karl Marx ha scritto una frase che sembra, appunto, altrimenti incomprensibile, che l'unica grande ricchezza che hanno i cittadini è il debito pubblico, tant'è vero che bisognerebbe chiamarlo credito pubblico, perché sono, i cittadini sono creditori verso lo Stato. Lo Stato, quando mi pagherà, saranno soldi che arrivano comunque a noi. La questione è che il giochino funziona soltanto se il debito pubblico è nazionale, perché se il debito pubblico è nazionale, pagare il debito pubblico significa comunque mettere in circuito i quattrini, quei quattrini restano nella nazione. Se il debito pubblico è estero, quei quattrini, la restituzione del debito pubblico significa esportare capitali e quindi privarci di questa ricchezza. Ecco, la situazione è questa. Marx non l'aveva prevista, che ci poteva essere un debito, perché all'epoca sua il debito pubblico inglese era sottoscritto da cittadini britannici, il debito pubblico italiano è sottoscritto da cittadini stranieri, tant'è vero che una delle soluzioni più semplici potrebbe essere, molto semplice, potrebbe essere questa, non so, per esempio le pensioni, non so, una parte dello stipendio del TFR, quel quanto volete, potrebbe essere pagato non in carta moneta, non in euro, ma in titoli del debito pubblico invendibili per un certo numero di anni. Dopodiché uno va in pensione, il TFR glielo danno in titoli del debito pubblico, lui è costretto per 5 anni a tenerseli e quindi per 5 anni il debito pubblico resta nelle mani di italiani. D'altra parte la situazione, appunto, che qui non è prevista, qua non si vede perché si ferma al 2008, il debito pubblico, in questo caso italiano,
sta appunto, era 50% quello estero, la percentuale estera era gli anni migliori, 50%, cioè metà del debito pubblico era estero, quindi quei 50 miliardi e 25 erano stranieri, adesso siamo arrivati sotto il 30, mi pare al 25. Ecco, se va avanti così, noi potremmo pensare che alla fine il debito estero, il debito pubblico sia in mano tutto a italiani, dopodiché quella cifra lì, se viene pagata dallo Stato per chiudere il debito pubblico, rimane però nei confini dell'Italia. A questo punto ecco che torna fuori un'altra cosa che qua sollevavi, la questione dell'autarchia, almeno per il debito pubblico. Cioè che il debito pubblico sia nazionale, una volta avremmo detto nazionale popolare, ma è una parola nazionale popolare oggi fa molto schifo. Ecco, nessuno dice più che sarebbe bello che ci fosse un debito nazionale popolare. Invece ci piace essere sull'estero. Ecco, la cosa, per darvi semplicemente una cosa di quando siamo...